Allora, il mio ricordo personale di Matteo è un ricordo molto particolare, perché è il ricordo di una persona eccezionale, ma è un ricordo anche di un periodo di per sé eccezionale. Quindi parliamo di un decennio dove comunque abbiamo avuto modo di conoscerci e abbiamo avuto modo di affrontare veramente una quantità di partite, di trasferte, di avventure infinite, perché comunque erano periodi dove il Parma andava bene, erano periodi dove in media si facevano circa anche 50, se non più, partite all'anno, quindi insomma le occasioni erano davvero tante per stare insieme. E sicuramente mi ricordo di una persona che ha saputo fare breccia in un gruppo già molto ben definito, di un gruppo che aveva già delle figure ben definite, dei ruoli ben definiti e sicuramente delle persone con dei caratteri importanti su cui non era facile fare colpo. Lui ce l'ha fatta perché comunque è arrivato in punta di piedi, secondo me, da subito usato un modo di pensare diverso da quello che avevamo noi. Era una persona aperta al dialogo con tutti, era una persona eccezionale, era una persona che, anche se affrontavi un argomento particolare che lo toccava nel profondo, comunque lo faceva sempre, ti rispondeva sempre col sorriso sulle labbra, non negava il confronto a nessuno, non negava la parola a nessuno, il saluto a nessuno. Era una persona veramente al di fuori da ogni schema che in quei tempi si poteva pensare. Allora, sul Bagna, come tutti ormai sanno, si potrebbero dire veramente miliardi di cose, e tante sono state dette, tante ognuno se le tiene per sé, se le porta dentro. E io l'ho conosciuto, il Bagna, in sede dai Boys. Era una persona che si vedeva, uno di quei volti che a Parma l'avevi già notato in giro. Era una persona, insomma, non è che fosse appariscente o cosa, però la sua presenza costante veniva notata. E l'ho conosciuto nei Boys. Io sono entrato con la mia compagnia nei Boys, che avevamo 16 anni, quindi eravamo abbastanza giovani. Lui era uno dei pochi giovani che in quel periodo, cioè fine anni 90, frequentavano la sede, e per frequentare la sede intendo proprio praticamente ci viveva, era lì tutti i giorni appena poteva. E come ho detto, di quell'età lì, cioè 18 anni, 20 anni così, ce n'erano davvero pochi. Lui sicuramente era uno di questi. Poi con lui ovviamente abbiamo condiviso anche la passione politica, quindi per molto tempo ci siamo occupati anche di altre cose oltre allo stadio, quindi il centro sociale Mario Lupo, manifestazioni, occupazioni, assemblee. E lui c'era sempre, non si sapeva come, aveva la capacità di moltiplicarsi ed essere tutte le domeniche allo stadio, in casa, in trasferta, dai gemellati, andava, e al contempo andava a tutte le manifestazioni, a tutte le iniziative, a tutte le assemblee che c'erano. E quindi di lui, insomma, quello che è stato detto, e penso che ormai sia passato negli anni, la cosa che forse più ha lasciato, che lasciava, che impressionava di più le persone, era la sua partecipazione costante, il suo impegno e la sua presenza al 100% in tutto quello che faceva.
era un, penso, un punto di riferimento per tutti, per i boys, per gli amici. Sapevi, era una di quelle persone che tu a qualunque ora del giorno e della notte sapevi che se l'avessi chiamato lui c'era e ti avrebbe risposto, ti avrebbe dato una mano. E questo, insomma, sì, spero che questo messaggio dopo tutti questi anni sia passato, perché appunto l'aiuto che dava agli altri è la cosa più importante, anche come lo faceva, non aveva mai un secondo fine ed è sempre stata una persona molto molto positiva in tutto quello che faceva. Faceva sempre le cose col sorriso, e non era un santo come certe volte si tende a farlo passare, forse ormai solo perché non c'è più, che si tende un po' a idealizzare le persone. Lui non era un santo, era un ribelle sicuramente, un combattente, era sempre in prima linea, fisicamente, psicologicamente, in tutto, era sempre in prima linea lui. Te lo potevi trovare di fianco negli scontri allo stadio, così come in piazza, non aveva mai problemi a dire quello che pensava nessuno, era molto coraggioso e basta. E l'ultima cosa, che è una riflessione che avevamo già fatto negli anni passati, e sempre uno ci si chiede dopo tutti questi anni come sarebbe, cosa penserebbe il Bagna di quello che è successo in tutti questi anni, come si comporterebbe adesso se fosse ancora qui. Io non lo so, non, sicuramente so che sia la situazione dei boys, del gruppo, la situazione in generale non l'avrebbe giudicata, l'avrebbe semplicemente accettata e ne avrebbe fatto parte con entusiasmo e basta. Il Bagna, grazie al Bagna che sono entrato nei boys, e grazie al Bagna che ho interpretato i boys come un gruppo ultras, con tutto quello che ne fa parte, il nostro, il suo modo di essere ultras, quello che poi mi ha portato negli anni a essere parte integrante del gruppo, e poi la vita mi ha portato lontano dal gruppo, ma comunque gli ideali che abbiamo costruito insieme con tutti gli altri ragazzi della nostra generazione mi sono rimasti tuttora, mi sono rimasti al mio ritorno, e questo credo che sia la cosa più importante. Parlare del Bagna per me non è assolutamente facile, perché ci manca tanto, ci manca come amico, ci manca come compagno e ci manca anche come ultras, spalla contro spalla. Il Bagna c'era sempre, la menava se tu non riuscivi, io per mille motivi non riuscivo a essere presente, ma neanche lontanamente come lui, però sempre, tutte le volte che ci incontravamo, dai, vieni di più. Poi io lavoravo la sera, dopo la sera, mille volte mi ha fermato dove ci incontravamo, dicendomi di essere più presente, che c'era bisogno, perché le cose dovevamo cambiarle noi, dovevamo farle noi. Questo me lo ricordo, e aveva ragione, ha sempre avuto ragione in questo aspetto. Mi ricordo delle volte che mi aspettava fuori dal locale dove lavoravo, l'Onirica, dove si passavano i venerdì, sabati sera, tutti insieme, che io lavoravo lì, per andare poi magari in trasferta. Sapeva che io poi dopo finivo tardi, dovevo andare da solo, più di una volta mi ha aspettato, siamo andati insieme a prendere il pullman per fare tantissime trasferte insieme, non quante ne avrei volute fare, lui veramente le faceva tutte, se non le faceva perché era diffidato. Nonostante avessimo magari, soprattutto agli inizi, scontri di mentalità con i più vecchi, con gli altri componenti dei boys, lui ha sempre detto che per cambiare le cose, per fare le cose secondo la nostra mentalità e capire veramente anche
cosa dicevano i più vecchi, perché facevano certe cose, e l'unica maniera era la presenza, fare le cose. Questo aveva portato poi a un cambiamento del gruppo, che poi negli anni questo è avvenuto, sta avvenendo tuttora. È sempre stato molto tutto questo però molto più difficile senza il Bagna. Bagna per la mia generazione era uno di noi, quello più presente, quindi per noi era importante che ci fosse, che ci ha spinto dentro al gruppo, che ci spronava a dare tutto per quello che potevamo fare per il gruppo, per tutto il resto. Cosa farebbe il Bagna, cosa direbbe, cosa farebbe il Bagna oggi? Non lo sa nessuno. Sicuramente sarebbe presente, anche se magari non era non più come prima, perché comunque la vita poi ci ha portato tutti a fare delle scelte diverse, però sarebbe stato veramente come sempre il più presente di tutti noi. Sarebbe incazzato nero per come vanno le cose, per come non possiamo più esprimerci, non possiamo più fare le cose che volevamo fare da ultra 7 giorni su 7, come lui ripeteva milioni di volte. Sarebbe veramente incazzato, ma non avrebbe mollato di un metro, questo sicuramente.